Buonasera, eh, grazie per aver partecipato, per essere con noi anche questa volta alla serata delle famiglie eh, ebraiche romane, dedicata alle famiglie ebraiche romane e eh, questa sera parleremo dei, della famiglia dei Di Capua. E sempre collegandoci con eh, i tessuti e gli argenti che eh, le famiglie ebraiche del, dell'epoca del ghetto donavano alle loro sinagoghe di appartenenza. Par saranno questa sera con noi la professoressa Serena Di Nepi, eh, nostra amica collaboratrice che eh, insegna storia moderna all'Università di Roma. E, e Silvia Cai Antonucci, responsabile dell'archivio storico della Comunità ebraica di Roma, Giancarlo Spizzichino, e, ovviamente perché eh, nell'archivio sono conservati anche molti documenti dedicati appunto alle famiglie ebraiche romane. E, comincio io con il far vedere alcuni appunto gli oggetti che eh, sono conservati al museo e che sono arrivati a noi, eh, nei secoli, eh, dedicati de donati dalle famiglie Capuana e di Capua perché comunque erano indicati con questi due. Ecco cominciamo con, con il primo: che è un tessuto una... di lino, una mappa. Donata da Gabriel Capuano alla scuola 17 15 dicembre 1891. Si tratta, fra la l'altro, della, della mappa più antica eh, trovata nel Museo Ebraico di Roma, quindi un oggetto importante per la sua semplicità. Come vedete, sono cinque eh, teli di lino eh, separati tra mezzi e e possiamo intravedere anche in alcuni di questi eh, teli di lino dei ricami realizzati con sempre con filo di lino in cui c'è l'iscrizione che ci ricorda il nome del donatore, la scuola a cui eh, questa mappa fu donata insieme al Sefer Torah e la data. E una cosa anche importante è, eh, è lo stemma lo stemma della famiglia che intravediamo qua sulla, sulla, sulla sinistra ed è eh, come vediamo però l'iscrizione ricamata in maniera verticale quindi in realtà come se l'oggetto dovesse essere ecco questa sarebbe la migliore posizione per leggere l'oggetto quindi eh, in questo modo lo vediamo orizzontalmente qui appunto c'è um, lo stemma con il leone rampante e, eh, e l'iscrizione è strano questa, questo ricamo in questo senso. Eh, sappiamo che la Mappa serviva ad avvolgere il rotolo della Torah come se il rotolo della Torah si dovesse svolgere non orizzontalmente ma verticalmente, però non si hanno notizie di eh, Torah scritte in questo modo e quindi veramente molto particolare questa, questo tipo di ricamo in, in questo ordine. Abbiamo detto quindi della Mappa più antica della mappa eh, del 1591 e eh, l'oggetto seguente è invece sempre un'altra mappa, quindi uno, una, una, una fascia che serviva a decorare il rotolo della legge, questa volta donato da Sara Capuana e dalle sue figlie Olimpia, Laura e Simca alla Scuola Nuova nell'anno 1641-42, in memoria del loro padre Gabriel. Eh, questo che ci dice questa iscrizione? Intanto che era sempre la famiglia capuana eh, della stessa stirpe, diciamo, la stessa discendenza capuana perché, perché sempre il dono è fatto alla scuola nuova e, e poi in memoria del padre Gabriel, quindi probabilmente lo stesso Gabriel che aveva donato eh, quasi 50 anni prima la mappa eh, di Lino alla scuola nuova. E, come vedete, la tipologia di mappa è cambiata, ma su questo c'è veramente tutto un mondo da, da raccontare. Eh, questo cambio proprio di stile è dovuto anche a diverse usanze, all'arrivo degli ebrei spagnoli che hanno portato un diciamo, maggior ehm, fasto anche nell'uso cerimoniale. Della, de, de, diciamo del nelle tradizioni cerimoniali all'interno delle donazioni del, delle famiglie ebraiche alle loro sinagoghe. E, e questa è una mappa molto, molto bella, fra l'altro vediamo, ehm, c'è cioè l'iscrizione appunto al, eh, nella parte centrale eh, che circonda lo stemma, è uno stemma bipartito, nel primo c'è sempre il leone rampante e un sole e nel, nel secondo un vaso con spighe di, eh, di grano, quindi lo stemma capuano è proprio questo, lo stemma della famiglia capuana è questo. E I laterali sono anche molto importanti da un punto di vista di storia del tessuto, è un broccatello di raso italiano del Cinquecento, quindi è un, uh, un tessuto che risale al secolo precedente. E forse i, ci racconteranno, magari ehm, Serena ci potrà raccontare la storia di questa famiglia, eh, se è la stessa di Di Capua, che mestiere facevano i Di Capua, eh, se eh, nel, era una, una famiglia abbiente che poteva permettersi questi tessuti così preziosi, erano tessuti eh, di riuso, probabilmente questo era un tessuto di arredamento eh, che probabilmente se i Di Capua erano banchieri, adesso vedremo, Avevano avuto impegno, eh, un impegno non riscosso o comunque eh, commerciavano magari con tessuti usati. E, mh, lo stesso stemma eh, lo ritroviamo su questi Rimonim. Sono Rimonim donati nello stesso periodo, quindi 1642-48, appartenenti alla Scuola Nuova. Non c'è l'iscrizione che ricorda che è stata una donazione della famiglia di Capua, però possiamo ipotizzare che si sia trattato della stessa famiglia proprio per la presenza di questi simboli, ossia del leone rampante e delle spighe di grano, quindi gli stessi che abbiamo visto eh, nello stemma della, della mappa precedente. Eh, un altro eh, dono importante è stata questa mappa eh, senza iscrizione. Eh, però sappiamo da un piccolo, eh, una piccola nota manoscritta eh, su un tassello a, sul retro della Mappà che era stata appunto donata dalla famiglia Capuano, la datazione della Mappà eh, ci è data dal, ehm, dal tessuto, mh, è un lampasso broccato italiano dell'inizio del Settecento, eh, è probabile che sia stato donato in quel periodo, eh, ma se, diciamo, se l'epoca del tessuto non corrisponde all'epoca della donazione, allora non, non possiamo sapere con certezza quando fu donato. È comunque un tessuto molto importante eh, nella sua semplicità, perché è un eh, cosiddetto eh, tessuto a pizzo o dentelle creato a Lione all'inizio del Settecento, perché se andiamo a guardare bene. Eh, Detto a pizzo perché tutta la eh, decorazione